La seduta di ieri sera del Consiglio Comunale di Alessandria è incominciata in questo modo. Quali sono le regole? Consigli? Privati? Privati? Dice? Se devo chiamare Luceri, chiamo anche Luceri, però se non mi date faccio una cortesia a voi stessi, grazie. In realtà non è stata del tutto una sorpresa. Già dal mattino l'opposizione aveva promesso infatti qualche azione democraticamente eclatante, dopo il rinvio a data da destinarsi della seduta della Commissione Bilancio, durante la quale il sindaco avrebbe dovuto parlare della seconda pronuncia della Corte dei Conti. Ma cosa vuol dire? Presidente, no, ma si alzi lei! 20 giorni c'è dissenso nel comune di Alessandria, qui tutto va bene! È vergognoso! I gruppi della minoranza avevano definito fatto gravissimo il rinvio dell'audizione del sindaco e avevano promesso battaglia in aula. E visto che all'ordine del giorno non compariva il tema del bilancio, i consiglieri di opposizione hanno deciso di manifestare il loro dissenso in questo modo, silenzioso ma al tempo stesso molto polemico. È evidente che il sindaco, non avendo relazionato nel consiglio della settimana scorsa, che era stato di fatto rimandato alla commissione di questa mattina e non venendo a relazionare neanche nella commissione di stamattina, abbiamo l'impressione che tenda a sfuggire al confronto. Per quanto riguarda il primo cittadino, ma noi pensiamo che ad oggi il primo cittadino si debba dimettere e abbiamo la necessità delle dimissioni del primo cittadino di questa amministrazione per voltare questa brutta pagina dell'amministrazione comunale di Alessandria. Le motivazioni da parte del sindaco erano quelle riferite appunto alla necessità di fare ulteriori approfondimenti e di rivolgersi ad esperti per comprendere meglio qual è la situazione. Ma il problema secondo noi non è questo, il sindaco si deve venire a dire se riconosce la Corte dei Conti come l'arbitro che ha deciso di fare quello che ha fatto, oppure qual è secondo lui l'arbitro super partes anche nei confronti della Corte dei Conti. Come noi crediamo che la Corte dei Conti per norma, per legge, è quella che deve controllare i conti del Comune e li ha controllati e bene anche, quindi pensiamo che non ci siano alternative al fatto di dover fare le dichiarazioni di dissesto, come di fatto è ormai questo Comune, per poter salvaguardare anche il futuro di questa città. Ecco, continuare a chiedere le dimissioni a pochi mesi dal voto, quale significato ha? No, non è un significato, è un significato tutto politico, nel senso che ha il significato del fallimento di questa amministrazione.